Finzione, finzione, finzione o realtà? Allora è fatta, è arrivato un Presidente del Consiglio, anche in questo caso ha accettato con riserva, si chiama Cottarelli, senza tema di smentita possiamo dire che non è il Presidente del Consiglio che volevano gli italiani, per il semplice motivo che gli italiani hanno votato due forze politiche in maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle, 32% l'una, 17% l'altro, 11 milioni di voti, l'una 5, 6 l'altra, che hanno la maggioranza in Parlamento e quindi Cottarelli non avrà la maggioranza in Parlamento. Cosa succede a questo punto? Che dovrà fare poche cose, tra cui forse la legge finanziaria, ma senza godere della fiducia del Parlamento, e poi si riandrà a elezioni anticipate. Così hanno già detto Salvini e Di Maio, anche se con toni diversi. Forse è nata anche una nuova alleanza tra la Lega e il Movimento 5 Stelle. Vedremo anche questo, cosa succederà nel centrodestra che non sembra così unito come lo era a marzo, al 4 marzo. E altri piccoli dettagli che in realtà tutti quanti in queste ore si vanno dischiudendo sono sulla sovranità del nostro paese. Ci sono due legittime esigenze, quella della democrazia che ha votato Lega e 5 Stelle e che voleva questo governo e quella della Costituzione che assegnava al Presidente della Repubblica il diritto di nominare i ministri, ma un ministro proprio non gli andava bene per il suo supposto anti-europeismo. Avremo mesi di campagna elettorale, c'è da metterci su le mani sul fuoco, ma soprattutto agli italiani chi ci pensa.